Molti bambini soffrono, non hanno quello che abbiamo noi e noi dobbiamo aiutarli. Parole che vengono dal cuore, quelle di Maria Sole Somma, sindaco dei ragazzi della città di Potenza e testimonial della giornata dedicata dal Comitato regionale dell'Unicef di Basilicata alla sottoscrizione di un accordo di programma con la prefettura per la tutela dei minori extracomunitari non accompagnati e alla presentazione del libro Io resto a casa, realizzato proprio dal Comitato Lucano dell'Unicef con i disegni e le storie di bambini e adolescenti nei giorni del lockdown. Oggi si aggiunge un altro nodo importante alla rete istituzionale che come Unicef di Basilicata abbiamo già attivato sul territorio. Firmiamo questo accordo con la prefettura con particolare attenzione ai minori stranieri e non. E questo ci fa onore perché significa che le associazioni, le istituzioni e il mondo civile deve camminare assieme all'Unicef per la battaglia che ancora non è vinta, difesa e tutela dei diritti dei minori. Ben volentieri noi abbiamo costruito questa intesa con Unicef, avallata anche dal Ministero dell'Interno, convinti come siamo che l'attenzione verso i minori, sia essi minori stranieri non accompagnati che minori italiani, debba essere massima. Un momento di riflessione sulla necessità assoluta di attenzione verso i minori, ma anche l'occasione per riaffermare l'importanza di istituzioni come la scuola. È un atto di fiducia, soprattutto di fiducia nella scuola. La scuola è un punto di aggregazione, è un punto di riferimento anche delle istituzioni e quindi la didattica in presenza è una cosa importante soprattutto per i bambini.